Ciao ragazzi, sono Luca e per molti sono il grigliatore mantovano. Amo cucinare la carne e quest'oggi, anzi da oggi, voglio condividere con voi ciò che ho imparato nel mondo del barbecue. Ci vediamo tra un secondo per le mie pork ribs. Ciao ragazzi, bentornati. Costine, maiale, semplicissime. Adesso andremo a pulirle, toglieremo la pleura. Cioè la pellicina posteriore, che quella lì in bocca sembra una chewing gum, e poi andiamo a condire e vi farò vedere come. Ragazzi, bentornati. Allora, cucchiaio, andiamo a sollevare nella parte posteriore delle costine la pleura. Qua parzialmente le avevo già pulite. Ovviamente andiamo a sgrassarla anche un po' mentre ci siamo. Tecnicamente andiamo a trimmarla leggermente, che parolone ragazzi. Andiamo a fare una bella pulizia così, per andare a vedere parte centrale delle costine. Lasciamo un po' qua, un po' di grasso in eccesso. Mentre c'è il cane anche che mi guarda attentamente. Leggero velo che fa da collante per il wrap. Non state qui a guardare, a limosinare sulla senape. Dappertutto, una bella massaggiata. Tac. Così, bene. A questo punto io ho deciso di usare un rub molto classico della Fenice, che trovate su internet. Io dopo vari esperimenti ho scoperto che sono molto validi. Questo qui è molto fruttato, c'è del miele, c'è della melassa, insomma mi sembra un ottimo rub, e soprattutto poi dopo con la salsa barbecue secondo me ci sta molto bene. Andiamo a sfregarla, andiamo a dargli una bella rubbata. Non troppo, insomma, il giusto. Dopo vedete voi i vostri gusti, se vi piace bella strong o più leggera. I rub ne trovate di tutti i tipi, tutti i colori in commercio, dunque non sto qui a farvi delle ricette o non ricette, perché alla fine va a gusto personale. Ecco, così. A questo punto siamo pronti per andare, tra una mezz'oretta, quando abbiamo preparato le braci, andiamo in cottura e facciamo subito un paio di ore di affumicatura e poi vi faccio vedere il setup del barbecue come sarà. Ragazzi, allora, per l'affumicatura o usate del melo, perché col maiale secondo me il melo è il top. Abbiamo le due versioni: o usate le chips, che prima dovete tenere a bagno circa mezz'oretta, e poi dopo o vi fornite di una smoke box, oppure le potete arrotolare anche nella stagnola, che questo è un trucchetto, e poi la forate con un coltello e le mettete sulle braccia accese. Oppure io, come oggi, semplicemente uso un bel pezzo di legno di melo, un chunks che ho preso su un sito tedesco, molto buono, molto saporito, e andiamo ad affumicare con questo oggi, e dovete metterlo sulle brichette accese direttamente, così. Regia inquadra pure dentro il barbecue, così. Adesso andremo a chiudere
vedete che già il fumo si sta formando, tenete le ventole più o meno sulla metà aperte, metà chiuse, e vedrete che avete notato un risultato. A dopo. Oh, ragazzi, eccoci qua per il setup del barbecue. Come potete vedere, ho formato un piccolo snake all'interno del mio barbecue, che come potete vedere è un barbecue semplicissimo che potete trovare in qualsiasi ferramenta, al brico, dove volete. Poi a parte ho acceso nella mia cesta circa 13-14 bricchette della Weber, mi raccomando Weber, perché le altre io le ho provate, non sono proprio precisissime. Comunque ogni bricchetta della Weber fa circa 10 gradi e avrò più o meno una temperatura costante di circa 130 gradi. Poi ho messo una vaschetta di alluminio con un goccetto d'acqua, perché l'acqua aiuta la affumicatura e rende l'ambiente anche umido. E poi sicuramente dovete dotarvi anche di un termometro a due sonde, una l'ho messa all'interno delle costine e una l'ho messa attaccata alla griglia per vedere veramente quanti gradi ho all'interno del mio ambiente di calore. E niente, io adesso le tenerò dentro circa un paio d'ore, perché sono più o meno, nelle varie prove che ho fatto, sono sicuro che in due ore avrò un bello smoke ring dentro all'interno della carne, e poi passeremo la cottura in foil per renderle ancora più morbide e succose. Ragazzi, come potete vedere, la affumicatura sta andando molto bene, credo. Infatti, come vedete, a Mantova la nebbia non manca mai. Questo è il fumo che si crea col chunks di melo. Sonda accesa, abbiamo circa 100 gradi all'interno del barbecue, una ventina dentro all'interno della costina, e adesso procediamo così per due ore. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, dopo due ore siamo tornati davanti al nostro barbecue, dovremmo esserci, vediamo come siamo messi. Direi che siamo perfetti, regia inquadra bene, guardate che roba, benissimo. A questo punto andremo a prendere le nostre costine, ovviamente state attenti che non vi cada mica tutto. E andremo a fare un'ulteriore ora in foil. In foil cosa vuol dire? Doppio strato di carta stagnola. Io di solito, senza far di danni, di solito gli metto un goccino di aceto di mele, proprio una lacrima, che crea un po' di umidità. Poi nel mentre gli mettiamo anche, per star leggeri, una noce di burro, così, e adesso andiamo a chiudere. Mi raccomando, state attenti che non si rompa la carta, perché altrimenti facciamo il disastro. Bel pacchetto. E torniamo dentro al barbecue per circa un'oretta. Tra un'oretta vediamo il risultato. A dopo. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere com'è andata la cottura. A questo punto mettiamo sul tagliere. Dobbiamo fare un ultimo passaggio. Come vedete sono super morbide, super. Adesso come faccio io, guardate, manteniamo la carta stagnola sana. Fa tipo da vaschetta, diciamo, così non perdiamo i succhi. Poi dopo qui abbiamo salsa barbecue, miele, e riprendiamo un po' di rub che abbiamo usato in precedenza e andiamo a spennellarle. Siate generosi, una bella spennellata. Regia inquadra, zoom. Finalmente è uscito anche il sole.
Ecco qua. Bene. A questo punto cosa facciamo? Ritorniamo nel barbecue e lo lasciamo per circa 10 minuti. Ci vediamo tra 10 minuti. Bene, ragazzi, ci siamo. È passato circa un quarto d'ora. Eccoci qua. Regia, vai di zoom. Ma che robina. Belle lucide. Adesso cadono per terra subito. Benissimo. Al taglio, sono spettacolari. Guardate. Ragazzi, nel menu di sta bene. Ragazzi, ci siamo. Queste sono le mie pork ribs. Guardate qua. Adesso faremo un test, come dice il buon Giorgione. Ragazzi, sono disumane. Meglio che mi fermo, perché altrimenti le mangio tutte. Allora, mi raccomando, seguite tutti i passaggi che vi ho detto. Non aprite mai il barbecue nelle fasi di affumicatura, eccetera. E adesso con delle costine del genere dobbiamo accompagnarle con un lambrusco di quelli giusti. Ringraziamo la cantina La Fiuma che mi ha concesso questo onore. Lambrusco di San Benedetto, 11 gradi. Strafin. Bene, a questo punto cosa facciamo? Ringraziamo Tosetti di Pegonaga per la carne, ovviamente, perché se non ci fosse lui non ci sarei neanche io. Ringraziamo La Fiuma e niente, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto non mettete un like e siamo già a posto. Ciao ragazzi.